Sono Martina, lavoro nell'azienda di famiglia da 12 anni insieme a mio fratello Manuel. La nostra esperienza lavorativa nasce nel 2010 a seguito di un passaggio generazionale e grazie all'esperienza trentennale di nostro padre nel settore. In realtà avrei voluto svolgere un lavoro nel sociale, però la mia poca passione per lo studio mi ha portata a iniziare a lavorare da giovane e mio padre mi ha dato questa opportunità. Mi chiamo Manuel Zerbini, sono un imprenditore, svolgo questo lavoro da circa 15 anni. Prima ho studiato e poi, visto che l'azienda era del papà, ho deciso di seguire, di dargli una mano. È un lavoro faticoso dove devi sempre dedicare tantissimo tempo. Il mio primo giorno in azienda è stata la realizzazione di un grande sogno, sia per me che per la mia famiglia. È stato l'inizio di una nuova sfida, una sfida che ho raccolto con entusiasmo e una sfida che avrebbe coinvolto non solo me, ma tutta la mia famiglia. La passione ti fa un po' dimenticare la stanchezza, la fatica e l'assenza, sicuramente anche a casa. Gestisco tutte le fasi operative del lavoro e anche tanta burocrazia. Dal primo giorno mi sono sempre occupata dell'amministrazione, del rapporto con i clienti, con i fornitori. Ho imparato tutti i vari pezzi del ponteggio. Può sembrare una frase fatta. Mi piace considerare la Ponteggi Zerbini come una big family. Tutto da solo è difficile, c'è sempre bisogno di una mano. Sono contento perché ho anche dei collaboratori molto validi e questo aiuta tantissimo sicuramente. Gestire il personale è una sfida impegnativa tutti i giorni. Il segreto per lavorare in un'azienda con più di 30 persone è sicuramente la comunicazione, la pazienza e la condivisione. Il rapporto che ho con mia sorella è buono e sono contento che mia sorella è presente in azienda. Tutte e due abbiamo lo stesso pensiero e quindi sicuramente questo è un punto a favore per la nostra azienda. Io credo che il passaggio generazionale sia un passaggio che avviene in maniera naturale. Non credo ci siano state delle reali difficoltà, anche perché comunque siamo una famiglia. C'è una fiducia reciproca e quindi le cose funzionano bene. Se non facessi questo lavoro è difficile dirlo, anche perché ho incominciato presto, quando avevo 16 anni, quindi non ho avuto tante altre opportunità di lavoro. Non avrei nessuna idea di quale altro lavoro potrei fare se non questo. La parte più difficile nel mio lavoro è sicuramente l'aver dovuto far credere che una donna può essere all'altezza di un lavoro prettamente maschile. Questa per me è stata una grande sfida. Sì, l'ho vinta. Questa azienda è in crescita anno in anno, sempre un passetto alla volta. La sfida più importante per me è stata riuscire a coniugare il mio lavoro con la mia famiglia. Questa azienda tra 5 anni sicuramente sarà sempre al top. Non mi immagino la Ponteggi Zerbini fra 5 anni diversa da come lo è oggi. Saremo sempre le stesse persone. Saremo sempre affiatati e lavoreremo sempre con tanta passione. Sono tante le soddisfazioni che ho tutti i giorni. La più importante è che il personale che lavora da noi non se n'è mai andato. Ai miei figli vorrei trasmettere la stessa cosa che mio padre mi ha trasmesso, l'impegno che ci vuole nella vita per poter raggiungere degli obiettivi. A mia figlia e a tutti i ragazzi giovani di oggi vorrei trasmettere
un messaggio chiaro, che è quello di inseguire i propri sogni, si possono realizzare. La cosa più importante per me quando sono arrivata qua era comunque quella di non tradire le aspettative che la mia famiglia nutriva per me. Io ho visto mio padre lavorare sempre con fatica e questo mi ha dato sicuramente la carica per poter seguire le sue orme. Buongiorno a tutti. Dai, vai via. Mio fratello, dammi un secondo, Sono qui presente con la Martina. Non ti si vede? Una delle soddisfazioni più grandi che abbiamo è qua bugia. Allora, ti faccio un altro.